Dice, ma tu perché non li mandi via? Perché è l'unico contratto in Italia, nonostante la crisi enorme, che nessuno può sciogliere. Allora io vorrei che una volta tanto un colloquio con un calciatore, lo potessi fare seduto in mezzo a voi, insieme a voi, sotto la benzina della pompa di benzina. Allora vi farei sentire quello che dicono gli allenatori e quello che dicono i calciatori. E vi farei capire che chi ha nelle mani e nella testa l'obbligo di decidere, di trovare una necessità per dare una risposta alla piazza che legge tutti i giorni sui giornali che De Piero è andato al Gallipoli o che Cacà sta prendendo il Taranto e Tefebbe dice noi a chi pigliamo? E dica a nessuno. Allora tutti si incazzano. Allora dice adesso piglio io a Cacà, metà è contento e metà sta incazzato. Forse perché non tutti hanno pigliato i confetti falchi, allora Cacà qualcuno va bene e qualcuno va male. Quello che io cerco di dirvi è che quando devi affidare non te stesso, ma le sorti di una città, di una squadra, le mani di una persona, non è che perché ha vinto 10 campionati prima è sicuramente l'uomo vincente, e non è che perché ha perso 10 campionati prima è sicuramente l'uomo perdente. Vedete il tessere dei miracoli del Novara, nei 3 anni precedenti era stato esonerato 3 volte. Non lo voleva nemmeno più la moglie, l'ha pigliato il Novara e ha vinto un campionato stratosferico con la metà degli stessi uomini che l'anno prima stavano andando in giro. Cioè, è veramente un gioco difficile, quindi noi abbiamo dovuto prendere atto di questo. E allora io ho capito che per ridurre, per abbassare immagini di errore che ci possono essere in questa attività, perché gli errori si faranno sempre e solo chi non li ammette non li fa, noi dovevamo cambiare politica e questi giorni sono serviti anche per questo. Vedete, noi avevamo sempre pensato, io ho pensato sempre, mi assumo le responsabilità, che facendo vivere tutto l'ambiente, e per tutto l'ambiente mi riferisco a tutti, anche all'amico Micco che apre il cancello, una sicurezza di gestione, di attività, cioè che questa era una società vera, che non scompariva il giorno dopo, tutti quanti avrebbero pensato solo a giocare a calcio. E questo è il vostro compito, giocare a calcio. Invece no, evidentemente stare troppo bene nel calcio non fa venire la voglia di giocare a calcio. Forse qualcuno, poiché vive in una città, e questo l'ha detto a onore di chi ci vive e di chi l'amministra, una città di Serie A, perché è una città il cui ambiente è di Serie A. Vivere in una società che è di Serie A, viaggiare con l'aereo, in alberghi a 4 stelle, con il pullman personalizzato, con i tifosi che siano 1, 10 o 100.000, non ha importanza, che stanno vicini alla squadra, alla fine uno si fa la domanda e dice, vabbè, ma io di meglio che posso fare? Andare in B? E perché? Tanto è come se già ci stesse, anzi, come qualcuno si sente addirittura in Serie A, stando con noi, dice andiamo in B, torniamo in D, quindi stanno bene in C, perché qualcuno ha anche paura, aveva anche paura, che andando in Serie B, magari lui non ci veniva. E invece bisogna tornare indietro, bisogna capire che forse va fatto in un modo diverso. Voi avete letto sui giornali che abbiamo pregato, abbiamo invitato i calciatori, noi non preghiamo nessuno, a venire in azienda per rivedere le loro posizioni contrattuali. Non l'abbiamo fatto perché poi alla fine avremmo risparmiato 100 o 1 milione. Abbiamo fatto per capire chi voleva veramente venire a Benevento. La vostra domanda, quella dei giornalisti, quella dell'opinione pubblica che dice a Benevento vengono solo per lo stipendio, alla fine ci ha convinto. Questo non vale solo per i calciatori, vale anche per gli allenatori. Perché vengono a Benevento? Per il Lazio di Traiano? Non mi pare che il grado di cultura sia tale che vanno a leggersi l'Arco di Traiano. Allora vengono per i soldi. Beh, se vengono per i soldi, allora cominciamo a fare una cosa, cominciamo a chiamare le persone, a dirgli che quando mi hanno chiesto di avere un contratto da 100.000 euro è perché avevano detto che valevano 100.000 euro, perché dopo un anno, 2 anni, 3 anni hanno dimostrato di valere dei 50, vediamo se vogliono cominciare a rimanere a Benevento per le 50 e non per le 100, ma non per avere un risparmio economico, che è importante, perché
nel momento in cui 20 società di C1 sono in difficoltà per l'iscrizione, bisogna che sappiate pure che qui non ci sono i paperoni dei paperoni che hanno deciso comunque di fare il calcio in un certo modo. E quindi abbiamo chiesto a tutti gli addetti ai lavori di dare una dimostrazione che a Benevento rimanevano anche per Benevento, non soltanto per i soldi. Stiamo aspettando delle risposte. Mio fratello ha già dichiarato più volte che c'è stata una grande disponibilità da parte di tutti. Io sto aspettando la firma sui contratti, perché la disponibilità è una cosa molto bella, come quando diciamo tutti quanti vedendo la televisione i bambini in Africa mangiano mani, ci mandano povero voglio, ma poi nessuno ci manda i soldi e qui è sempre povero voglio. Allora questa solidarietà va anche dimostrata, stiamo aspettando. Ve lo dico già da ora, non è che tutti quelli che accetteranno la riduzione dell'ingaggio rimarranno a Benevento. Questo per chiarirci bene, noi non stiamo facendo questo per risparmiare dei soldi, stiamo facendo questo per fare due cose, per stabilire quali dei calciatori è così legato a quella maglia per la quale voi cantate i cori, da voler anche continuare a giocare a Benevento alle stesse condizioni per le quali giocherebbe a Gallipoli, e poi perché evidentemente per una strategia di mercato. Se noi pensiamo di mandare via qualche calciatore, questo per chiarirci, con gli ingaggi che percepiscono a Benevento, ce li portiamo a casa.